Bentrovati, sono le 15 ed un minuto in punto speciale coronavirus. Ogni giorno un appuntamento quotidiano appunto per fare il punto della situazione ed approfondire magari da diverse angolazioni quella che è l'emergenza sanitaria che riguarda non solo l'Italia ma tutto il mondo. Ed un'ultima ora appena battuta, c'è un progetto di fare ospedali da campo in alcuni padiglioni fieristici anche in alcune province lombarde. Ovviamente servono uomini e serve materiale. Vediamo di fare il possibile. Questo è quanto ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver sentito, ha detto, due sindaci della Bergamasca. Bergamo, sapete, focolaio ormai di quello che è il coronavirus. Ed allora, durante la conferenza stampa del governatore di Puglia, Michele Emiliano, trasmessa tra l'altro in diretta anche dalle reti del gruppo editoriale Distante, il governatore Emiliano ha parlato del piano ospedaliero coronavirus della Regione Puglia. Ha comunicato che alcuni ospedali chiusi o convertiti in PTA con il piano di riordino saranno dunque riconvertiti in ospedali per acuti. In particolare dovrebbero essere ridestinati ad acuti nella fase post-acuzie del Covid-19, ovvero per quei pazienti ormai in fase di guarigione, superata dunque la fase acuta, le strutture di San Cesareo, di Grottaglie, di Canosa, di Trigiano, Terlizzi, Celje e Messapica ed ancora Cisternino, Fasano, Mesagne, Massafra e Mottola, San Nicandro Garganico, Torre Maggiore, Vico e Vieste. Al netto dunque di quelle che possono essere, che sono state le considerazioni personali, di quella che è stata anche una battaglia politica di alcuni sindaci delle diverse comunità interessate quando c'è stato il piano di riordino ospedaliero della Regione Puglia, che ha visto dunque la trasformazione, la riconversione tecnicamente si chiama, di alcuni ospedali in presidi ospedalieri ed ancora per esempio in ospedali di comunità. Ci sono questi progetti. Al netto, dicevamo, di questi, tutta la comunità, tutta la Regione Puglia, ciascuna comunità per quello che è il proprio contributo che può dare in termini di strutture che insistono già sui territori ed in termini anche di uomini e di mezzi, parliamo naturalmente dei sanitari, parliamo di medici, parliamo di infermieri, parliamo di OS, stanno facendo un grande lavoro di squadra perché il virus, lo abbiamo più volte detto, è molto democratico, non guarda in faccia nessuno, nessuna differenza tra razza, tra estrazione sociale, tra appartenenze politiche. Ed allora, partendo proprio dalla conferenza stampa di ieri del governatore Emiliano, partendo dal fatto che bisogna fare squadra contro questo nemico che è il coronavirus, che ha portato l'Italia intera, ma a livello globale l'emergenza sanitaria, tutti restiamo in casa, ma ciascuno fa la propria parte. Ed allora Grottaglie dovrebbe essere un presidio post-acuzie, appunto per l'emergenza coronavirus, insieme ad altri nosocomi cittadini. Noi abbiamo in collegamento Skype il primo cittadino della città delle ceramiche, Ciro Dalò. Sindaco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sindaco, senza naturalmente strumentalizzazioni politiche, senza andare a parlare di quello che è stato un piano di riordino, come dicevamo prima, che le comunità hanno subito, in qualsiasi caso adesso la sua cittadina, ovvero Grottaglie, insieme ad altre, deve dare il proprio contributo in quella che è la gestione dell'emergenza sanitaria. Dunque l'ospedale San Marco, ora presidio San Marco, sarà attivato come presidio post-acuzie. Cosa sta accadendo dunque in queste ore? Ieri la comunicazione ufficiale da parte del governatore di Puglia, si sa già quali reparti saranno destinati, quali le attrezzature, di quanti medici dunque si potrà contare, come vi state insomma muovendo d'accordo appunto con il governatore Emiliano. Intanto, da questo punto di vista, credo che dovremmo perfezionare le relazioni con la Regione Puglia e con l'ASL. Noi diciamo che siamo attenti a nuova comunicazione, gestione dell'ospedale di Grottaglie come post-acuti. Ovviamente la preoccupazione principale è quella che hanno messi a disposizione persone,
mezzi, quindi medici, paramedici e quant'altro, perché altrimenti rischiamo di non e la cura necessaria alle persone. Quindi questo è il primo obiettivo, quindi aspettiamo che ci siano comunicazioni ufficiali da questo punto di vista. È ovvio che tutti i comuni, tutte le strutture, tutte le persone in campo devono fare la loro parte nel sistema Italia, quindi dobbiamo tutti quanti collaborare con tutto quello che abbiamo per curare le persone. Oggi non è importante dividersi, non è importante litigare. È importante essere uniti perché ci sono tante persone che hanno la necessità di essere curate e tante altre, speriamo di no, ovviamente ne avranno bisogno. Quindi dobbiamo essere pronti a fare fronte a questa emergenza che è un'emergenza globale e nessuno può limitarsi o stare a litigare su, diciamo, questioni politiche di basso cabotaggio. Sono persone che hanno bisogno di essere curate, quindi servono gli ospedali, servono i medici, dobbiamo stare tutti dalla stessa parte. Ecco, Sindaco, dobbiamo stare tutti dalla stessa parte. Quindi, allo stato attuale, per quelle che sono le risorse che ci sono nell'ospedale, nel presidio San Marco, dunque non ci sarebbero mezzi e medici uomini sufficienti dunque per fronteggiare queste emergenze e per riattivare qualche reparto. Mi pare di aver Allora, capito questo. io non sono, diciamo, nelle condizioni di affermare con certezza questo. Mi giungono voci dall'interno dell'ospedale in cui si dice che sostanzialmente non sono, diciamo, sufficientemente pronti a fare fronte a questa emergenza con un numero di potenziali pazienti, diciamo così, importante. Ovviamente io sto preparando una nota da inoltrare all'ASL, alla Regione Puglia, insomma agli stessi destinatari della mia prima nota, con la quale chiedo di predisporre quanto necessario a fare fronte a questa emergenza. Credo che le valutazioni di carattere, diciamo, strettamente organizzativo competano all'ASL in questo momento, quindi alla Regione Puglia. Io non posso far altro che sollecitare attenzione perché i lavoratori, tutti, dai medici ai paramedici, devono essere garantiti e tutelati, in particolare devono essere, diciamo, forniti di attrezzature di sicurezza, di strumenti di protezione individuale e tutto quanto necessario. Quindi, ecco, l'importanza dell'essere attenti e del valutare bene quello che si sta facendo. Ovviamente, preminente il lavoro di tutela della salute delle persone che saranno portate lì, ma senza dimenticare che quelli che lavorano hanno altrettanti diritti. Ecco, Sindaco, noi abbiamo fatto riferimento a lei perché faceva giustamente lei a sua volta riferimento ad una prima nota. Lei è stato uno tra i primi sindaci interessati da questa riconversione ospedaliera, da questo piano di riordino che proprio qualche giorno fa ufficialmente ha inoltrato una nota chiedendo la deroga di quel DM70 e quindi le riaperture in questa situazione di emergenza sanitaria proprio dell'ospedale San Marco. Insomma, quanto si apprende per quello che è stato dichiarato ieri ufficialmente dal governatore. Rientrerà in funzione l'ospedale San Marco relativamente al post-acuzie da Covid-19. Naturalmente, giustamente dice lei, attendo che adesso a questa comunicazione ufficiali ne seguano altre per comprendere come muoversi a livello organizzativo sul territorio. Per riassumere, giusto è questo, Sindaco? È assolutamente così, e ripeto, immagino che tutti siano impegnati come me, ma come tutte le persone, insomma, a fare fronte a questa emergenza globale e quindi immagino che, insomma, ci sarà il tempo, credo a breve, prima che vengano trasportate, le prime persone, diciamo, affinché si possa in qualche modo predisporre un piano adeguato di tutela, diciamo, e dei pazienti e dei medici, soprattutto che vengano rinforzate le unità lavorative. Questo è quello che noi chiediamo, che chiederò anche per iscritto, diciamo, già a partire da domani mattina. Stiamo mettendo a punto un'ulteriore nota e ovviamente siamo a disposizione. Non ci interessa minimamente polemizzare con nessuno, noi dobbiamo salvare le persone, evitare che ci possano essere appunto dei decessi o dei contagi e bisogna lavorare
tutti insieme, veramente tutti insieme. Il tempo della polemica sarà dopo che sarà già passato questo periodo in cui potremo ridere, scherzare, abbracciarci e stringerci le mani e anche criticare l'operato fatto. Oggi però diciamo che non è il momento, ecco questo voglio dire, non è il momento. Tutti dalla stessa parte, dunque, dice il primo cittadino della città di Grottaglie. La ringrazio, Sindaco, per questo intervento. Noi andiamo avanti in questo nostro speciale, perché per tenere come... Grazie a lei, Sindaco. Per tenere, dicevamo, sotto controllo l'attuale epidemia, pandemia di coronavirus Covid-19, molti paesi, l'Italia compresa, hanno chiesto, continuano a ripetere a gran voce alle persone di isolarsi in casa di ricoverarsi in strutture, per esempio, adibite alla quarantena. Una situazione un po' particolare, perché la quarantena non è determinata solo sulle prove scientifiche dell'essere stato contaminato dal virus stesso, ma anche dal sospetto, ricordiamo, che qualcuno sia entrato in contatto con un malato, dal timore dei possibili impatti sociali ed economici di una diffusione di massa della malattia. Ed allora abbiamo in collegamento telefonico, e ringrazio, la dottoressa Isabella D'Attoma, psicologa e psicoterapeuta. Dottoressa, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito ad intervenire telefonicamente in questo speciale quotidiano dedicato all'emergenza coronavirus. Cerchiamo di parlare, di trattare del tema non solo dal punto di vista strettamente e prettamente sanitario, per quanto riguarda quello ci affidiamo, mi piace ricordarlo ancora una volta, estremamente alle fonti ufficiali, quindi i bollettini che quotidianamente ogni sera giungono dalla regione Puglia, ma ci sono anche altri ambiti, i comportamenti di ciascuno di noi inevitabilmente stanno un po' mutando, dottoressa, perché ci viene privata la libertà. Innanzitutto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Valentina, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Allora, di che cosa parliamo, di questi cambiamenti nel nostro stile di vita in questi giorni? Esattamente, dottoressa, quanto dunque influiscono non solo sullo stato attuale, paure, dunque angoscia, che sono comprensibili da parte di tutti, ma quanto ci saranno poi ripercussioni sul nostro futuro quando si tornerà, si spera quanto prima, alla libertà? Ma indubbiamente ci sono una serie di paure, di timori, di preoccupazioni, però dobbiamo dire anche che in questo periodo io sto percependo anche da quello che i mass media ci trasmettono un grande senso di orgoglio di far parte di questa nazione, un senso di appartenenza, un senso di vicinanza agli altri, un senso di solidarietà nuovo per noi che viviamo molto spesso in una situazione, in condizioni di grande egoismo. E io mi auguro che una volta usciti da tutta questa situazione, questo spirito di condivisione, questa attenzione per l'altro, questo rispetto per gli altri e questo valore per la solidarietà rimangano vivi in noi, perché è un'esperienza importante quella che stiamo attraversando in questo periodo, veramente. E io credo che anche le persone più fragili, ma che magari attorno hanno una famiglia che li può reggere, che li può sostenere, possano vivere in questo momento una condizione di tranquillità, diciamo, in qualche maniera, di attesa della fine di tutta questa situazione così, così difficile. Però c'è tutta questa solidarietà attorno, pensiamo soltanto a questi flash mob, a questi incontri che avvengono in alcune ore della giornata, dove ci si conosce con il proprio vicino, dove ci si scambia un saluto, un abbraccio virtuale, che sono delle cose estremamente importanti che forse non accadevano da un po' di tempo. Ci si riscopre forse nelle semplici cose, dottoressa. Lei dice si è passati dal grande egoismo, dal tram tram quotidiano, ciascuno pensa evidentemente solo a se stesso, si è passati poi ad essere solidali, alla condivisione, a sentirsi veramente comunità e a sentirsi, dottoressa, mi corregga se sbaglio, parte fondamentale di un intero puzzle, no? Un piccolo pezzettino che può fare veramente la differenza. Quasi il valore di ciascuno di noi aumenta. Esatto, il valore della responsabilità individuale.
Cioè stiamo a casa, stiamo attenti a tutti i nostri comportamenti perché questi sono fondamentali per venirne fuori e venirne fuori bene, fortificati, rincuorati. Infatti i dati di questi giorni che registrano dei cali, tutto sommato, del numero di persone che hanno contratto il virus, ci dà grande forza nel continuare in questa lotta che stiamo portando avanti, io penso con grande senso di responsabilità. Grazie mille dunque alla dottoressa Isabella D'Attoma, sarebbe piacevole Grazie a continuare voi. ad approfondire, a pensare magari a delle diverse fasce, come vivono questo momento e cosa sarebbe utile per loro affinché tutti, insomma, nel nostro piccolo si possa dare un contributo. Spero di riaverla in qualche altro appuntamento quotidiano. Dottoressa, grazie. Sono le... Buon pomeriggio a voi. Grazie anche a lei. Sono le 15 e 16 minuti, lo speciale coronavirus termina qui. Vi ringrazio per averci scelto, per averci seguito. Vi ricordo come sempre che noi siamo al lavoro per informarvi. Voi restate a casa. Buon proseguimento.